Ora voltiamo pagina e vi presentiamo come di consueto la prova su strada, questa volta una Dacia Duster di una livrea molto particolare, sembrava una mucca, che abbiamo guidato insieme alla nostra collaboratrice Lilia Marcucci. Naturalmente non siamo passati inosservati con questa vettura, ci siamo anche divertiti e abbiamo apprezzato anche le sue qualità. Vediamo il servizio. Questa volta, quando personalmente ho ritirato la Dacia Duster riservata a Motor News, il pensiero è andato subito a tutti gli occhi che avrebbero guardato il SUV del marchio rumeno del gruppo Renault durante la nostra prova su strada. E per essere sincero fino in fondo, il pensiero è andato anche alla nostra collaboratrice Lilia Marcucci, che da sempre è appassionata della livrea delle mucche, ma che non ama essere al centro dell'attenzione mentre guida una macchina. Ma di fatto, come potete vedere nelle immagini, alla Dacia Duster le sono state applicate delle pellicole per farla diventare del tutto particolare. La seconda generazione del SUV rumeno ha dimostrato di essere economica per quanto riguarda il costo operativo, soddisfacente per quanto riguarda le prestazioni e sicuramente di grande personalità per quanto riguarda l'estetica, che come tutte le cose soggettive può piacere o non piacere, ma che sicuramente non passa inosservata. La Duster a trazione integrale che abbiamo guidato insieme a Lilia era dotata del motore da 1461 cm3 in grado di erogare 110 cavalli di potenza e 240 Nm di coppia, disponibile già dai 1700 giri, abbinato ad un cambio manuale a 6 rapporti, che per la verità in qualche caso ha fatto le bizze al momento di inserire le marce. Il motore è sufficientemente elastico come per affrontare senza problemi percorsi di tutti i tipi e si trova a suo agio sia in percorsi in fuoristrada che in tratti di strada asfaltata, includendo la marcia urbana che però, come è ovvio, non è il suo habitat naturale. Unico neo è la rumorosità del motore, in modo particolare a determinati regimi di giri. Le sospensioni offrono un buon comfort di marcia sullo sconnesso, ma riescono a fornire buona stabilità ed un comportamento che avvisa il conducente di quello che sta per succedere in qualche attimo dopo. In modo particolare, abbiamo apprezzato il comportamento nell'inserimento in curva e nel cambio di direzione sullo sterrato, merito delle sospensioni tipo McPherson nell'anteriore e del ponte torcente sul posteriore. Inoltre, non teme buche e dislivelli, disimpegnandosi agevolmente grazie alla generosa escursione delle sospensioni e all'elevata altezza da terra. Per quanto riguarda il consumo, guidando come un buon padre di famiglia, si ottengono valori di 5,70 litri per 100 km nel ciclo urbano, 5 litri in quello extraurbano e 5,20 litri nel ciclo combinato, più che rispettabile per un veicolo di questo tipo con il quale, oltre a spostarsi per lavoro, ci si può anche divertire nel fuoristrada. Nella Duster 2014 la maggior quantità di lavoro è stata svolta negli interni, con una plancia completamente nuova nel design e nei materiali, comando vetri elettrici sulle portiere, display touchscreen da 7 pollici con tutte le funzioni di navigatore e radio integrate disponibili nella versione Brave Laureate che abbiamo guidato. Buono lo spazio del bagagliaio, 475 litri disponibili con i sedili posteriori in posizione normale, sedili posteriori che si possono ribaltare un terzo, due terzi e che danno spazio di carico massimo di 1636 litri in versione due posti. La nuova versione di seconda generazione della Duster presenta leggeri cambiamenti nei gruppi ottici anteriori e posteriori, ma la carrozzeria è rimasta senza alcuna modifica. Ad ogni modo, al nostro passaggio tutti erano curiosi per la decorazione, ed in modo particolare i bambini, mentre mamme e papà erano piuttosto divertiti. La Dacia Duster in versione Brave Laureate 4-wheel drive da 110 cavalli viene offerta nel listino al prezzo di 15.900 euro.
Così finiamo la seconda puntata del 2015 di Motor News. Non ci resta che augurarvi una buona settimana a tutti e darvi appuntamento se vorrete continuare a seguirci, sempre in questa rete a questo orario. Grazie, arrivederci e buona settimana a tutti.